Salve, sono Giuseppe Alfredo Iannoccheri, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Assomensana nasce nel 2004 per individuare i meccanismi per prevenire l'invecchiamento mentale e sviluppare le abilità cognitive a tutte le età. L'idea nasce dopo tanti anni di lavoro nell'ambito delle cure delle patologie tipo Alzheimer. La domanda che ci siamo posti è: cosa si può fare prima? È proprio inevitabile? Bene, abbiamo scoperto che le ricerche scientifiche internazionali ci informano che le persone che sono attive intellettivamente hanno una maggiore protezione rispetto a queste patologie. Se proprio è dovuto, è possibile spostare nell'arco degli anni l'esordio della patologia più avanti. Addirittura si potrebbe anche morire senza avere la patologia. Che cosa abbiamo individuato? Abbiamo rilevato che le persone che fanno attività cognitiva, quindi sono interessate, si coinvolgono, stanno in mezzo alle persone, si confrontano, le persone che sono curiose, che hanno quella fiammella che si chiedono sempre il perché di qualcosa e approfondiscono, come le persone attive che hanno una buona alimentazione, una buona attività fisica e hanno anche un pensiero positivo, sono particolarmente protette dagli acciacchi degli anni che passano. Noi abbiamo voluto dedicare la nostra azione proprio a questa fase di prevenzione, perché nell'ambito della cura fortunatamente c'è tantissimo e ci sono ottimi operatori che stanno lavorando, ma prima dell'esordio della patologia veramente non c'è granché. Bisogna fare sensibilizzazione, bisogna informare le persone che è possibile intervenire per mantenere una buona efficienza mentale a tutte le età. Lo diceva anche Rita Levi-Montalcini, che si può intervenire a tutte le età, fino all'ultimo respiro. Ma lo diceva anche Leonardo da Vinci 500 anni fa: sì, come il ferro arrugginisce senza uso, come l'acqua col freddo s'agghiaccia, così l'ingegno senza esercizio si guasta. Bene, lui lo diceva già 500 anni fa, non aveva le neuroscienze a dargli supporto. Adesso noi abbiamo questa fortuna e vogliamo veicolare il messaggio che è possibile intervenire, e lo facciamo attraverso diversi progetti che svolgiamo in tutta Italia. Ad esempio i corsi di ginnastica mentale, che sono presenti in più di 24 città italiane, la settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale, che svolgiamo ogni anno alla terza settimana di settembre, sempre in tutta Italia, e lo facciamo anche con i corsi di formazione per operatori sociosanitari, il corso Brain Trainer e il corso esperto di potenziamento cognitivo in ambito socioeducativo, e così come altre attività come l'Informamente, il nostro notiziario mensile, che arriva nelle case dei nostri associati per informarvi delle ultime novità nell'ambito del mantenimento dell'efficienza mentale. Anzi, a questo proposito vi invito ad associarvi ad Assomensana, una quota simbolica di 20 euro all'anno, e riceverete le nostre notizie, oltre a sostenere anche la nostra associazione. Vi ringrazio, a presto.